Buongiorno a tutti. Oggi vi voglio parlare dell'immigrazione. Praticamente, se fossi io adesso in politica, no? Farei in modo di fermare l'immigrazione maschile, no? Farei arrivare solo donne, praticamente, no? Ah, ma cosa vuoi dire? Certo, perché sono 30 anni che arrivano uomini. Non è che dobbiamo costruire un'Italia di maschi, dobbiamo costruire un'Italia basata sulla famiglia, che ci siano donne, uomini, ragazzi, bambini, un po' di tutto. Non è che possiamo fare un'Italia tutta di uomini. Cioè, non so voi come la vedete, però la statistica è molto alta di uomini, perché continuano a sbarcare uomini. Ma perché lasciare le donne lì, nella guerra o nei pericoli o nella povertà? Perché non far venire le donne? Aiutiamo le donne. Io sono dalla parte delle donne e giustamente dobbiamo fare venire le donne, no? Allora, come funziona? Funziona, cosa voglio dire? Dobbiamo fare la pubblicità nelle televisioni africane, no? Dicendo che gli uomini sono già arrivati abbastanza, adesso devono arrivare solo le donne, no? Ecco, in tutti i telegiornali, nelle televisioni, devono arrivare solo le donne, quindi facciamo una grande pubblicità di far arrivare le donne, no? E se arrivano i maschi, gli diamo da mangiare, gli diamo qualche provvista e li accompagniamo di nuovo sul loro territorio, perché giustamente a noi ci servono le donne, perché oramai si è popolata, si è riempita tutte le città di uomini, no? E adesso tutti, anche gli immigrati, sono dalla mia parte, dicono che vogliono le donne, no? Perché qua si sta riempiendo di maschi, ma già da tanto che c'è questo problema, no? Allora le donne non possono più passeggiare tranquille perché praticamente che ci provano in 20, in 50, in 100. Allora praticamente le donne non possono più stare tranquille, no? E io sono dalla parte delle donne. Allora, sicuramente, se sono dalla parte delle donne, dobbiamo far arrivare le donne, no? Perché le donne, se riempiamo la città, pensate che bello, no? Milano, tutte donne, no? Pensate che bello, no? A me non mi interessa perché tu puoi essere pure free, ma fallo a casa tua, cioè non è che mi devi venire a dire a me che io devo fare il free. Perché se a me piacciono le donne, noi vogliamo le donne, no? Allora, abbiamo una statistica molto alta di uomini e di maschi che praticamente non ne possono più gli italiani, no? E me l'hanno detto a me, fai qualche video, fai qualcosa, mettiti in politica, no? E la mia proposta è questa qui, fare una grande pubblicità nelle televisioni africane che se venite voi maschi, vi diamo da mangiare, vi fate una bella doccia, vi diamo qualche vestito e tornate e vi accompagniamo di nuovo sul vostro territorio perché devono arrivare le donne. E sai quanti maschi che sono praticamente, che hanno la bava alla bocca, cioè non è che possiamo stare sempre così in queste condizioni, no? Perché se da ogni donna vanno 50 uomini, 500 uomini, la donna è ovvio che ti dice no. Invece se vai in America Latina ci sono tante donne che le devi mandare via, o in Africa o nei paesi asiatici. Allora la mia proposta è questa qui. Nella politica la prima cosa che farei è di far arrivare solo le donne. Giustamente farlo con la testa, no? Con la pubblicità in tutte le televisioni africane, con i cartelli nelle città, dite ai vostri parenti, amici, quello che sia, che se arrivano i maschi, li riaccompagniamo di nuovo là, giustamente dandogli da mangiare, fare una bella doccia, un vestitino e tornano indietro perché devono arrivare solo le donne. Abbiamo bisogno urgente di solo donne se vogliamo popolare di nuovo l'Italia perché ci sono troppi uomini single e questi uomini single non riescono a trovarsi, strappano i capelli dalla testa, sono disperati, sono depressi, no? Ego, io mi sta la questione al cuore che io voglio aiutare questi qui, no? Come voglio aiutare le donne che sono disperate, che non ce la fanno più, no? Perché sono tartassate di questi uomini che non trovano nulla, no? E se la statistica è troppo alta dei maschi, bisogna fare qualcosa, non è che deve fare gli egoisti come sempre, perché voi fate gli egoisti, non vedete il problema c'è, è inutile nasconderlo, no?
si vede in ogni angolo. È inutile dire che ci sono le donne quando non ci sono. Certo che ci sono, però si conta sulle dita delle mani, no? Io invece voglio fare un posto, praticamente Milano dicono la città delle donne, wow, tutti i turisti che arrivano da tutto il mondo vengono per vedere queste donne, far arrivare le donne dall'America Latina, dall'Asia, possiamo far arrivare le donne praticamente dall'Africa, ecco, donne di alta qualità, così diventa un paese di qualità, altrimenti qua si scannano questi maschi perché non trovano le femmine, no? Non fate gli egoisti, perché questi qua non è che sono dall'altra sponda, questi qua vogliono le donne, Forse avete fatto male i calcoli, no? Quelli si pensavano di venire qua che c'erano tante donne, invece si lamentano pur con me, dicono che vogliono le donne, e le donne non ci sono, perché sono contate con le dita delle mani, no? E sono sempre tutte fidanzate, occupate, che non vogliono, no? Ma avete fatto parlare troppo. La prima cosa è questa, poi per la cosa praticamente l'immigrazione, dobbiamo fare una selezione, no? Però se facciamo venire le donne, siamo a posto. Giustamente, no, quelle donne che vanno sui tram, sul metro, che vanno a prendere i portafogli, quella è un'altra categoria di donne, no? Dobbiamo stare attenti, perché quello è un gruppo che fa questo, ma di solito le donne non sono tranquille, non fanno casino. Quindi andiamo sul sicuro. Giustamente ci vorrebbero delle leggi molto più severe per i ladri. Se io ti becco rubare, io ti sbatto fuori. Prima che ti sbatto dentro, ti sbatto fuori al 100%. Pure se rubi una mela, non mi interessa, perché ci sono le mense che si va a mangiare che ti danno tutto qua. E a Milano, giustamente, non si deve rubare, perché in Italia ti danno tutto. Ecco. Ho già parlato troppo, Adesso c'ho una sete terribile. Ecco. Se siete dalla mia parte, forse posso creare un partito politico, no? Magari risolvere davvero i problemi dell'Italia, perché ce ne sono tanti. Perché quelli che sono adesso a comandare sono diventati ciechi, no? Magari ci vede di più uno che è cieco che loro, praticamente, no? Perché loro basta che interessa che incassano i soldi e non vedono i veri problemi, no? Ma io li vedo molto, questi problemi. E la prima cosa che mi sta a cuore, aiutare l'immigrazione, aiutare i maschi e aiutare le donne, no? E il primo problema è quello. E adesso mi avete fatto parlare troppo, vi saluto davvero, con tutto il cuore, seguitemi, fate girare questo video, per risolvere l'immigrazione bisogna fare come ho detto io. Ok? Bye, David. Lacoste, quello che dice, quello che pensa.